solo Gesù ti può aprire gli occhi. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici e buona domenica. Accogliamo oggi il Vangelo secondo Marco, capitolo 10, dal versetto 46 al 52. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Amen. Carissimi, l'episodio di oggi è importantissimo. È l'ultimo fatto, miracolo, di Gesù prima di salire a Gerusalemme. In Marco noi lo troviamo chiaramente con questo inserimento preciso, geografico. Gerico si trova a 300 metri sotto il livello del mare, circa. E Gesù, per andare a Gerusalemme, doveva passare per Gerico, salire poi a 800 metri sopra il livello del mare, dove si trova Gerusalemme. Un passaggio che tutti i pellegrini facevano per arrivare alla città santa. Ecco che proprio lì avviene un fatto prodigioso. Un uomo, Marco dà il nome, Bartimeo, quest'uomo era cieco, sedeva a mendicare. Quest'uomo rappresenta, vedremo tra poco, colui che vuole rinascere a vita nuova. Poiché il Vangelo di Marco è stato scritto per i catecumeni, per coloro che avrebbero ricevuto una nuova vita nel battesimo in Cristo. E se ricordate, poco tempo fa avevamo letto della guarigione del sordomuto, dove Gesù apriva la bocca, apriva gli orecchi, dicendo: Effatà. Vedremo qui un nuovo fatto, l'apertura degli occhi, fondamentale. Il cieco grida: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Per noi, ascoltare oggi questo appellativo figlio di Davide quasi sembra, ma si è scontato, è un modo di dire, è un modo di chiamare Gesù a quel tempo. In realtà è un titolo regale, messianico dell'Antico Testamento, che si rifà alle profezie date al re Davide sulla venuta di un discendente che regnerà per sempre, ma è un titolo che, se usato 2000 anni fa in quel contesto, significava riconoscere che il Messia di cui parlavano le scritture è davvero qui, cioè un fatto sconvolgente, strabiliante. È come ascoltare le news, i telegiornali che ci dicono: sappiate che tutte le guerre sulla terra sono finite, non c'è più nessuno che fa la guerra. Incredibile, potremmo dire. La stessa cosa, questo cieco dice: figlio di Davide, riconoscendo in Gesù il Messia, abbi pietà di me. Grida
con coraggio, grida con forza, anche se gli altri gli dicono taci, perché il maestro deve andare a Gerusalemme. Grida con forza e Gesù gli dice vieni, coraggio. I discepoli lo fanno andare da lui, che getta il mantello, balza in piedi andando da Gesù. Tutte le sicurezze che aveva fino ad allora, questo cieco Bartimeo le mette da parte dicendo riconosco che tu sei il mio rabbuni, mio maestro. Non voglio avere altri maestri, voglio seguire soltanto te. Voglio vederci. Voglio vedere di nuovo. E Gesù, attraverso la propria parola piena di autorità, gli dice va, la tua fede ti ha salvato. E il cieco subito vide di nuovo. La parola di Dio, la parola di Gesù è efficace, produce ciò che dice. Il cieco ha di nuovo la vista e lo segue. E seguirà Gesù lungo la strada. Ecco Marco, l'evangelista, ci sta indicando il cammino. Un cammino dove, nell'incontrare Gesù, perché abbiamo bisogno tutta la vita per incontrarlo e conoscerlo, non basta un giorno, un mese, un anno, abbiamo bisogno di sperimentare chi è davvero per noi. Guarisce gli orecchi per ascoltare Lui come buon pastore, la sua voce, guarisce le nostre labbra per proclamare, come nel rito battesimale, Gesù è il Signore, credo in Lui, credo che è risorto. E nell'episodio di oggi vediamo quanto sia importante cercarlo, gridare a Lui, quanto sia importante riconoscere con la nostra bocca che già parla. Il nodo, la lingua già si è sciolto, non siamo più muti. Gesù, tu sei il mio Signore. Gesù, tu sei il mio Salvatore. E infine Gesù ci guarisce, ci apre gli occhi e lo possiamo vedere, incontrare per seguirlo. Amen. Ecco la buona notizia di oggi. Dio ti ha aperto gli orecchi per ascoltarlo, per seguire dove è la sua volontà. Ti ha aperto le labbra per invocarlo, per gridare a lui come il cieco Bartimeo. Ricevi oggi, ricevi in questo tempo la vista per fare una nuova esperienza con lui e poterlo seguire come suo discepolo. Signore Gesù, grazie per la tua parola, grazie per come oggi sei venuto a trovarci. Come Bartimeo, anche io grido a te, mi apro a te, voglio appartenere a te. Venga davvero il tuo regno nella mia vita affinché il mio cuore sia tuo. Tocca i miei occhi, fa che io ti possa riconoscere, ma soprattutto sperimentare. Sperimentare che non mi hai abbandonato, ma sei al mio fianco per operare cose grandi. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, lo slogan di oggi è solo Gesù ti può aprire gli occhi. Andiamo da Lui, gridiamo a Lui che ci faccia vedere che è presente, che è vivo, che è risorto nella nostra vita. Grazie per avermi accolto. Buona domenica ancora a tutti voi. Ciao, a domani. Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!